Buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente Tesei, al Presidente Squarta e al padrone di casa, il Sindaco Andrea Romizzi. Volevo ringraziare le autorità civili, militari e religiose presenti, nonché i parlamentari presenti oggi a questa cerimonia. Ringrazio anche il presidente dell'Associazione degli ex consiglieri regionali presente, che li rappresenta un po' tutti, ma un particolare ringraziamento a due presenze e testimonianze storiche nella persona del presidente Francesco Mandarini e dell'avvocato Francesco Innamorati, che erano presenti in quella lontana seduta di 50 anni fa, del 20 luglio del 1974. Un saluto particolare all'avvocato Francesco Innamorati, che è stato il fondatore dell'ISUC e che io oggi mi onoro di rappresentare. No, quella chiamo io avvocato, la chiamo io. Oggi è l'occasione di presentare l'archivio storico regionale. Oggi celebriamo i 50 anni della prima seduta del Consiglio regionale, un momento fondante della democrazia di questo paese e di questa regione. Era il 20 luglio del 1970, era un periodo difficile, anni in cui le contrapposizioni tra le passioni politiche del nostro paese erano spesso dure, aspre e alcune volte violente. Ma in quel lontano Consiglio regionale, rappresentativo di tutte le forze politiche del Paese, seppero i loro protagonisti sì contrapporsi aspramente, ma sempre nel perimetro della democrazia istituzionale. Oggi siamo qui e avremmo voluto una cerimonia affollata come quella del 20 luglio del 1970, ma la pandemia ha imposto delle regole che purtroppo dobbiamo rispettare. Sono stati questi mesi difficili, con problemi improvvisi e impensabili, a cui tutti, con alto senso civico, abbiamo fatto fronte, con un grazie particolare all'alta professionalità del nostro personale medico e la serietà delle nostre istituzioni, con risultati e meriti riconosciuti anche a livello nazionale. Tutto questo disagio ci auguriamo finirà presto, perché ci sono tante persone nel mondo che sognano un giorno di immergersi nella bellezza delle nostre città, città ricche di arte, di cultura, di storia, di conoscere l'operosità della nostra gente e il genio di imprenditori che hanno fatto e fanno la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale. Perché ci sono giovani che sognano di studiare nelle nostre storiche università, e oggi sappiamo da ricerche accreditate tra le migliori. E ci sono persone credenti che sognano di inginocchiarsi e pregare nelle nostre chiese secolari. Questa è l'Umbria che vogliamo, e la bellezza dell'Umbria che abbiamo ci rende fieri ed orgogliosi di dire oggi come ieri: io sono un cittadino dell'Umbria. Grazie. Io avrò il compito in grado di gestire l'ordine dei lavori. Partiremo con un breve filmato di 7 minuti prima di iniziare i saluti, con alcune voci dell'epoca, proprio del primo Consiglio regionale del 20 luglio del 1970. Lunedì 20 luglio 1970. Nella storica Sala dei Notari di Perugia si tiene la prima seduta del Consiglio regionale dell'Umbria. I lavori vengono aperti dal commissario di governo Simone Prosperi Valenti. Ai sensi di legge dichiaro insediato il Consiglio della Regione Umbra, eletto
dal suffragio elettorale del 7 giugno 1970. Ed affido la presidenza provvisoria dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953 numero 62 al consigliere anziano per lo svolgimento degli adempimenti posti all'ordine del giorno. Prego perciò l'onorevole professor Vinicio Baldelli, consigliere più anziano d'età tra gli eletti, di volersi accomodare al tavolo del presidente. Grazie. Questo l'intervento di Vinicio Baldelli, consigliere della Democrazia Cristiana. Ritengo di poter essere interprete unanime di tutti i consiglieri regionali che ognuno di noi, ogni gruppo, farà e non potrà fare che del suo meglio perché si addivenga alla formulazione di uno statuto regionale, quale la Costituzione prevede, quale le esigenze della popolazione richiedono, e perché la nostra vita possa costituire un fatto esemplare per la popolazione dei nostri comuni e, se fosse possibile, forse presunzione, un fatto esemplare per ogni altra regione d'Italia. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 53 numero 62, dichiaro aperta la prima sessione del Consiglio regionale dell'Umbria. Ai sensi dello stesso articolo, invito i due consiglieri più giovani di età ad assumere le funzioni di segretari dell'ufficio di provvisorio di presidenza. Prego quindi i consiglieri regionali Francesco Mandarini e Alberto Provantini di prendere posto al mio fianco. Invito il consigliere, il segretario più giovane, a fare l'appello dei consiglieri presenti. Conti Pietro, Gamburi Settimio, Innamorati Francesco, Bei Clementi, Marri, Mandarini Francesco, presente, Monterosso Mario, Lazzaroni Giovanni, Goracci Alberto, Ottaviani Ezio, Provantini Alberto, Rossi Ottavio, Cecchetti Libero, Tomassini Ennio, Belardinelli Mario, Fiorelli Fabio, Modena Marzio, Alpini Renato, Fortunelli Domenico, Arcamone Massimo, Baldelli Vinicio, Aleandri Aroldo, Angelini Sergio, Picuti Ariodante, Mariani Mario, Bissoni Sergio, Ricciardi Gennaro, Boccini Sandro, Serrano Romano, Vinci Grossi. Dopo gli interventi dei rappresentanti dei gruppi consiliari, l'Aula procede all'elezione del Presidente del Consiglio. Risulterà eletto Fabio Fiorelli del Partito Socialista Italiano. I due vicepresidenti sono Sergio Angelini della Democrazia Cristiana e Francesco Innamorati del Partito Comunista Italiano. Segretari Massimo Arcamone del Partito Repubblicano Italiano e Giuseppe Bei Clementi del Partito Comunista Italiano. Questo l'intervento del primo presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Fabio Fiorelli. L'Assemblea regionale non è né un piccolo Parlamento, né un grosso comune o una grande provincia. È invece qualcosa di diverso dalle istituzioni esistenti. E questa diversità la dovremo individuare, creare tutti insieme, in modo da evitare sbagli o ripetizioni di vecchi mali. Per questo dovremo inventare insieme noi metodi e noi modi di agire per procedere con concretezza e con efficienza. Si è voluto particolarmente insistere e indugiare
abusando anche della vostra cortese attenzione su due temi della partecipazione e dell'efficienza, e perché attribuisco a questi fondamentale importanza. Solo una programmazione articolata a livello nazionale e regionale, efficace e coraggiosa, che tenga fede agli obiettivi di piena occupazione e di eliminazione degli squilibri settoriali e territoriali, inquadrata in una più ampia politica di riforme strutturali, può modificare l'attuale stato di cose e invertire la linea negativa di tendenza qui in Umbria. Signori consiglieri, lavorando insieme, pur con diverse idee e su diverse posizioni, tutti siamo chiamati a concorrere a questa grande opera, fare dell'Umbria una regione più sviluppata economicamente e civilmente, portare avanti in essa una nuova esperienza democratica proiettata nel futuro. A tutti coloro che guardano a noi con interesse, con speranza o con sospetto, dovremo intanto offrire come materia di giudizio il nostro lavoro. Era lunedì 20 luglio 1970. La regione diventa realtà. Nelle sedute successive del 28 e 29 luglio vennero eletti il presidente della giunta regionale e l'intero esecutivo. Sono due sedute di particolare impegno, nelle quali si sviluppa una intensa dialettica tra i gruppi. Pietro Conti viene eletto primo presidente della regione dell'Umbria. Bene, direi di iniziare con i saluti, partendo ovviamente dal padrone di casa, il signor sindaco Andrea Romizzi. Un semplice ma sentito indirizzo di saluto. Anzitutto un ringraziamento agli organizzatori, quindi all'Assemblea Legislativa dell'Umbria con il Presidente Squarta e i Vicepresidenti, all'ISUC con l'Avvocato Biscotti e alla Soprintendenza Archivistica con la Dottoressa Giovanna Giubbini. Un saluto ovviamente alla Presidente Tesei, a tutte le autorità che sono qui intervenute, a cominciare dal signor Prefetto, le autorità militari, civili, religiose, i tanti anche rappresentanti delle nostre istituzioni, e ovviamente un pensiero da subito di riconoscenza lo voglio rivolgere non solo all'Avvocato Innamorati Francesco, ma anche al Presidente Francesco Mandarini, che davvero ci onorano della loro presenza, assieme anche al rappresentante di tutti i consiglieri regionali che hanno animato con contenuti, con idee, con pensieri, a volte in una sana dialettica, questo consesso così importante. Ed è bene rivolgere un pensiero anche loro, perché siamo in un'epoca in cui purtroppo in maniera tanto frequente, no, vi è un circolante discredito per chi si impegna con i propri limiti, con i limiti che ognuno di noi porta per la cosa pubblica, e credo che questo sia veramente ingeneroso e ingiusto. Allora, anche da queste esperienze di vita e di politica, l'esempio e le motivazioni per andare avanti. Scherzando con alcuni, dicevo, no, certo, se la si... per darmi un po' di aria, Walter, se lo si confronta, paragona alla storia di un comune, siete ancora piccolini come realtà, ma sono stati certamente 50 anni un lasso temporale sufficiente per poter iniziare a farsi un'idea rispetto a questo stravolgimento che il nostro assetto istituzionale si è compiuto appunto in quell'epoca. E credo che siano tante le cose importanti da salvare, così come credo che sia questa anche l'occasione per valutare quello che poteva andare meglio e quello che ancora
ecco, non funziona per come noi ci attenderemo. Certamente in quell'epoca le aspettative erano tantissime le aspettative rivolte rispetto a quello che la Regione avrebbe potuto fare, e noi siamo convinti che queste aspettative debbano essere continuate a coltivare con l'impegno di tutti coloro che oggi ricoprono incarichi in quella istituzione. Questa è una sala che simbolicamente ha accompagnato in diverse fasi la storia della nostra Assemblea legislativa, perché lo raccontava questo filmato. 50 anni fa l'insediamento del Consiglio regionale avvenne in questa nostra storica sala. Ovviamente avete visto, non c'erano i problemi di distanziamento di oggi, tanto era piena di vivacità, di amministratori, di gente. Ma voglio anche ricordare che in questa sala venne presentata, mi sembra nell'ottobre sempre di quell'anno, la prima bozza di quello che sarebbe divenuto il primo statuto, e poi in questa sala, molti anni dopo, nel 2005 credo, venne discusso e partecipato quello che era il nuovo statuto. Vedo qua la senatrice Modena che rivestiva il ruolo di presidente della commissione dello statuto, e ricordo quelle giornate, in una qualche misura c'eravamo anche noi, iniziamo ad avvicinarci ovviamente a quelle discussioni che rimangono tuttora preziose. E quindi a partire da questa celebrazione, da questo 50esimo, si dovrà certamente riflettere su questa storia, sulla storia di questi 50 anni, ma anche sulla storia che ha preceduto l'istituzione della Regione Umbria, recuperando il senso e le ragioni che le hanno dato i confini attuali, e il senso e le ragioni, mi permetto di dire, che hanno dato anche un capoluogo, che è Perugia, che non solo è la città più popolosa, ma è anche una città dalla storia profondissima, bimillenaria, la città del 20 giugno, protagonista del Risorgimento nazionale. E credo che forse uno degli aspetti che debba ancora essere un po' migliorato nelle nostre discussioni è anche i rapporti, le collaborazioni, le sinergie tra i diversi territori. Ecco, su questo ancora a volte siamo un pochino frenati dal lanciarci in necessarie riforme, perché troppo attenti a degli aspetti che io credo, se ci relazioniamo con le complessità della nostra società e con le sfide che il mondo e questi tempi ci presentano, sono veramente aspetti che non dovrebbero e non potrebbero arrestarci o limitarci. Ecco, allora questa sia anche l'occasione per comprendere come potremmo molto di più rispondere alle tante istanze se riuscissimo ancor più a lavorare assieme, assieme tra livelli istituzionali diversi, ma anche assieme tra territori che devono ricominciare a ragionare con una visione che li accomuna. E quindi ecco, che sia questa un'occasione. Ovviamente oggi è una celebrazione dove principalmente avremo modo anche, come veniva prima detto, di presentare questo archivio storico, ma io credo che comunque debba essere anche un'opportunità, come dicevo, per interrogarci sulle occasioni colte, sulle occasioni perse, sugli slogan da rivedere e sulle prospettive di rilancio. Il punto cruciale forse è questo: guardare al prossimo avvenire avendo cura e volontà di raddrizzare le storture e percorrere le vie di rilancio in tema di economia, sanità, cultura e turismo, senza mai dimenticare il tanto di buono che si è fatto in questi anni, senza dimenticare ovviamente i risultati ai quali si è riusciti ad approdare, senza dimenticare la nostra storia, quella che ha anche ben più di 50 anni e che proviene dai comuni linfa e ricchezza della Regione Umbria. Allora, io chiudo augurando ai nostri amministratori regionali, alla Presidente Tesei, a tutti coloro che sono qui presenti, ma più in generale a tutti gli Umbri, di poter lavorare con animo collaborativo, costruttivo e molto però determinato all'Umbria dei prossimi 50 anni, passandoci il testimone con chi verrà dopo di noi,
ma tutti con una sentitissima necessità che coltiviamo nel nostro animo, che è quello di dire il tempo che impegniamo, che occupiamo, che tanto ci assorbe, sia ben speso e lasci dei frutti. Grazie. Proseguiamo con i saluti, con il saluto della Presidente Donatella Tesei. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti, naturalmente mi associo ai saluti del Sindaco, a tutte le autorità presenti in quest'Aula, a tutti, vedo tutti i consiglieri regionali e quindi senatori, deputati della Repubblica Italiana che ringrazio per la presenza e la partecipazione a questo momento e naturalmente al Presidente dell'Assemblea Legislativa che ha curato e voluto insieme all'ISUC questo momento. Vedete, ci troviamo sempre a dover in qualche modo reinterpretare il nostro tempo. In che senso? Quest'anno ricorrono i 50 anni del regionalismo italiano, oggi i 50 anni della Costituzione della nostra Regione Umbria. Ebbene, noi abbiamo iniziato ad inizio anno a lavorare per poter celebrare anche a livello di conferenza delle regioni, conferenza Stato-Regioni, proprio per preparare adeguatamente questo momento, che doveva essere un momento non solo di ricordo, che non dobbiamo mai dimenticare, dell'inizio del regionalismo italiano, ma anche per rivolgere uno sguardo verso il futuro e che cosa dovranno essere le nostre regioni nei prossimi 50 anni. Purtroppo l'emergenza sanitaria che ci ha colpito ci ha impedito di proseguire quel lavoro che avrebbe visto tutte le regioni protagoniste per celebrare un momento così importante attraverso attività varie di convegnistica piuttosto che di iniziative anche proprio rivolte alla interpretazione del futuro regionale. Lo faremo in maniera ridotta e più modesta come oggi, proprio perché le norme sul distanziamento esistono ancora, le problematiche non sono del tutto archiviate e quindi lo faremo tra l'altro i primi giorni di agosto con degli eventi che ci vedranno protagonisti proprio come regioni. E quindi il momento è particolarmente delicato e lo stiamo affrontando e lo dovremmo affrontare veramente tutti insieme facendo tesoro di quella che è stata l'origine della nostra regione, di chi l'ha amministrata per questi anni, con la consapevolezza che le istituzioni proseguono un percorso nel rispetto assoluto di chi ci ha preceduto e di chi oggi insieme a noi porta avanti questo progetto. E oggi noi dobbiamo naturalmente ragionare tenendo presente che abbiamo bisogno di una progettualità sicuramente nuova, ce lo richiede la situazione della nostra regione, ce lo richiede l'economia. Abbiamo potuto constatare che fare squadra è veramente importante e questa gestione dell'emergenza sanitaria ce lo ha sicuramente confermato. Senza un lavoro di squadra, senza un lavoro di tutti rivolto all'obiettivo comune, del bene comune, sicuramente le istituzioni possono fare ben poco. È necessario sicuramente avere una idea di futuro, che è un futuro che deve essere comunque ripensato e diverso. Ora, per l'Umbria e per la nostra regione in particolare, la Costituzione, la nascita proprio della regione, ha rappresentato l'inizio di un percorso che ha contribuito da un lato al rafforzamento della propria identità unitaria, storicamente soggetta a spinte centrifughe e ad una propensione al particolarismo municipale ancora oggi duro a morire. Noi siamo la terra delle grandi, delle tante differenze, però che riescono a fare squadra, e dall'altro alla sua modernizzazione dal punto di vista socio-economico. Dopo decenni che erano stati caratterizzati da una relativa arretratezza, da un oggettivo isolamento e dalla presenza di aree di vero e proprio sottosviluppo.
Sul piano della coscienza civile e della vita materiale, la nascita della Regione ha dunque rappresentato un indubbio fattore di innovazione e di crescita, favorito a sua volta dall'esistenza di un tessuto sociale che in questa parte d'Italia è stato sempre molto, ma molto animato da una grande laboriosità e da uno spirito di collaborazione e di solidarietà che hanno pochi eguali. Questo significa che l'immagine interna ed esterna dell'Umbria, così come la sua struttura produttiva e la sua stessa articolazione socio-territoriale, per come la vediamo oggi, sono state profondamente influenzate, spesso in positivo e soprattutto nei 2-3 decenni della stagione regionalistica, dall'attività di indirizzo, dall'impegno di programmazione e dalla capacità di guida esercitata dall'ente regionale in generale, dalla sfera politico-istituzionale. Nel frattempo però ci sono stati dei cambiamenti, modifiche costituzionali che hanno ridisegnato competenze e funzioni delle autonomie locali, ancora oggi ne stiamo discutendo e ne stiamo parlando. E tutto questo naturalmente ha cambiato anche le dinamiche, ha cambiato il modo di amministrare. E oggi ne facciamo i conti sia noi come enti regionali e sia anche gli enti locali, i comuni. Ora, in questo momento sicuramente dobbiamo ripensare anche ad un modello che abbia ben presente le nuove modifiche che sono state apportate e come noi dobbiamo portare avanti il nostro impegno istituzionale e per il governo della nostra regione. Ora, per una piccola realtà quale l'Umbria, il fatto di doversi misurare con un ambiente esterno divenuto sempre più competitivo e su scala globale e con risorse sempre decrescenti, questo si è tradotto nella necessità di valorizzare al massimo i suoi punti di forza e le sue specificità, quelli che hanno a che fare con le sue peculiarità storico-geografico-ambientali e che l'hanno resa negli anni una meta turistica sempre più ambita, e quelli che derivano da un tessuto produttivo che, per quanto frammentato e caratterizzato da un ridotto livello dimensionale, presenta sempre però delle realtà di impresa che sono di assoluta eccellenza nei diversi settori, come dimostra anche la tenuta nei panorami internazionali anche a dispetto della crisi. Questi sono dei punti di forza e di peculiarità che devono far crescere la nostra regione e devono avere come obiettivo non soltanto la promozione e lo sviluppo di quelle che sono le nostre eccellenze, e parlo naturalmente anche di tutto lo sviluppo turistico. Fa molto piacere in questo periodo constatare che, nonostante le difficoltà derivanti proprio dalla ripartenza della nostra economia, l'Umbria viene annoverata tra la regione d'Italia, ne sono state individuate 4, dove dal punto di vista del turismo si registrano meno calo e quindi sta ripartendo molto meglio di altre regioni, frutto sicuramente di una buona gestione dell'emergenza, ma anche del grande impegno di tutti i nostri operatori e anche di una promozione attenta che sicuramente ha fatto dell'Umbria un luogo bello e sicuro dove poter venire a passare le vacanze. Ma l'Umbria non è solo questo, l'Umbria deve diventare anche un attrattore di investimenti da fuori, perché dobbiamo superare anche tutte quelle difficoltà che purtroppo relegano la nostra regione ad una regione chiusa, con difficoltà infrastrutturali che ormai ci portiamo dietro da decenni, ma che dovremmo tutti cercare di superare insieme, dove si può venire a fare impresa e lo si può fare in totale sicurezza. Questo credo che oggi sia un imperativo categorico di tutti noi che ci troviamo oggi a questo tavolo, ma che, forti e delle esperienze anche del passato, possiamo cercare di programmare un futuro diverso. Quindi è con questo spirito che saluto questa giornata sicuramente estremamente importante. La nostra regione ha subito l'anno scorso un cambiamento, anche un cambiamento di guida politica, un cambiamento che sicuramente è stato molto forte e richiesto dalla comunità umbra.
Quindi noi siamo qui oggi, e io lo sono, a testimoniare che il mio impegno sarà quello di portare veramente, di avere a mente il bene di tutta la comunità, il bene comune che tutti noi che ci occupiamo delle istituzioni pubbliche dobbiamo perseguire. E lo dovremo fare con uno spirito di collaborazione, e oggi invito veramente tutti a farne tesoro, che è fatto di collaborazione tra le istituzioni, collaborazione con il mondo imprenditoriale, con quello sociale, culturale di questa regione. Io credo che ci possano aspettare sicuramente dei momenti complicati, difficili, ma che se facciamo squadra riusciremo sicuramente a risolverli e a portare avanti. E lo spirito di collaborazione è quello che deve connotare il lavoro di ciascuno di noi, che deve far tesoro del passato, deve analizzare il presente e deve guardare verso il futuro. Voglio raccontarvi una piccola cosa, ma che dimostra che il filo che deve seguire tutte le istituzioni deve accompagnarci sempre. Stamattina, prima di venire qui, ho avuto un incontro importante in Regione, sempre a sostegno delle imprese, sempre per ragionare con le imprese, sempre per cercare da uscire da alcuni angoli in cui la nostra regione è stata relegata. Uno importantissimo è quello delle lungaggini, della burocrazia. Dobbiamo cercare di accelerare i tempi e di dare risposte rapide. Questa regione non ha più tempo da perdere. E la cosa positiva è che intorno a quel tavolo, insieme a me, c'erano anche altre istituzioni. C'era le imprese, c'erano i responsabili di varie strutture. C'erano i sindaci di un territorio, c'era un consigliere regionale, e devo dire che è stata per me questa mattina, nonostante le difficoltà, un'ora molto importante, perché tutti insieme ci si è resi conto e ci si rende conto che dobbiamo cercare di dare risposte nella legalità, nella osservanza di tutte le leggi che regolano le singole materie, ma le imprese, le nostre imprese devono vedere nelle istituzioni collaborative, pronte a collaborare, a risolvere i problemi, a cercare di abbattere i tempi che oggi sono troppo lunghi, che il mondo dell'impresa non si può più permettere e che nessuno di noi può più permetterci. Bene, chiudo naturalmente con la considerazione che 50 anni possono essere pochi o possono essere molti, dipende naturalmente dai punti di vista. Sicuramente sono anni durante i quali l'Umbria è profondamente cambiata e noi insieme ad essa, ma questo non deve spaventarci. Il cambiamento è la regola della vita, così come la politica, se vuole essere virtuosa e utile ai cittadini, deve essere in grado di cogliere il cambiamento e di guidarlo. Tra 50 anni qualcuno dirà se siamo stati all'altezza del compito e del ruolo che ci è stato assegnato dai cittadini. Io oggi voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno preceduto. Saluto gli uomini e le donne che in questo mezzo secolo hanno contribuito alla vita e al funzionamento della Regione dell'Umbria, nel lavoro politico, istituzionale, come in quello amministrativo. Un ringraziamento particolare a chi mi ha preceduto nel ruolo di responsabilità che oggi io ricopro, non senza sentirne il grande peso. Cito per tutti, proprio per estendere il ringraziamento a ciascuno di coloro che ha rivestito il ruolo che oggi io ricopro, Pietro Conti, il primo presidente della Giunta regionale, e veramente vi ringrazio per tutto il lavoro svolto in questi anni e per sperando di essere all'altezza delle sfide del tempo attuale e dei prossimi anni, che sicuramente non saranno facili, ma sono convinta che la Regione Umbria potrà dire la sua nel panorama nazionale. Grazie. Grazie Presidente. A dimostrazione di come la passione politica si tramanda di generazione in generazione, ho visto in sala Luca Conti, che è un apprezzato funzionario della Regione, che era figlio di Pietro Conti, Fiammetta Modena, che abbiamo visto il papà Marzio inquadrato in un momento del filmato.
In sala Donatella, oltre al presidente Mandarini, c'è anche l'ex presidente Claudio Carnieri, che ho visto in sala seduto, quindi anche a lui va il nostro ringraziamento per la sua presenza. Continuiamo con brevissimi saluti dei vicepresidenti dell'Assemblea legislativa, per poi passare alla dottoressa, prima un saluto dell'avvocato Innamorati, la dottoressa Giubbini ci illustrerà brevemente l'archivio storico regionale e concluderà i lavori l'intervento del presidente dell'Assemblea legislativa, l'avvocato Marco Squarta. La parola a Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Buongiorno a tutti, è sicuramente una grande emozione e un grande onore per me portare il saluto a questa platea composta dagli attuali colleghi, vedo qui tutti i consiglieri regionali, da chi ha rappresentato il Consiglio regionale e ha rappresentato le istituzioni nei passati anni, a tutti i parlamentari che vedo qui, a tutte le autorità civili, militari, religiosi che con noi sono voluti essere per celebrare questa data così importante in questa meravigliosa sala in cui si riunì per la prima volta 50 anni fa il primo Consiglio regionale. È un grande onore, una grande emozione poter celebrare veramente insieme a tutti voi un momento in cui si fa un po' il punto della situazione, si tirano le somme rispetto a quello che è un presente per guardare anche al futuro con nuovo slancio e nuove prospettive, ma con un grande rispetto per il passato e una grande responsabilità e consapevolezza, ma soprattutto con tanto realismo. Abbiamo affrontato un momento particolare, mesi difficili, in cui tutti insieme, la parola insieme qui ha un valore molto importante, come diceva prima la Presidente, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di dare risposte, e penso anche in maniera virtuosa, visto che l'Umbria per tabulas è una delle regioni che ha una situazione di contagio e comunque di contenimento dei contagi migliore di tutta la nostra il nostro paese. Ci siamo impegnati affinché, ci stiamo ancora impegnando affinché questa emergenza che è stata e tuttora non ne siamo fuori, chiaramente è stata un'emergenza sanitaria, non rischi di diventare sempre di più un'emergenza economica e sociale, soprattutto per quelle che sono le persone più esposte e vulnerabili. In questa situazione si è ritrovato quello spirito di condivisione e di comunità che talvolta rimane troppo sopito nel dinamismo della vita istituzionale e comune di una collettività. Quello spirito costruttivo che 50 anni fa ha portato ad un'azione congiunta e tenace di tutte le forze politiche e sociali per il raggiungimento di un'identità territoriale e amministrativa unitaria chiamata Regione. Quello stesso spirito deve animare e animerà con nuove prospettive la nostra azione quotidiana per ricucire un tessuto socio-economico provato dalla crisi e dall'attuale emergenza. La nostra è una terra ricca di tradizioni, di cultura e di bellezze paesaggistiche. Gli Umbri hanno sempre dimostrato forza, solidarietà e capacità di coesione per affrontare i problemi. A tutti noi spetta ancora il compito di impegnarci per il bene comune, lavorare per lo sviluppo e le sfide del futuribile per la nostra amata Umbria, affinché il sistema regione sia sempre più virtuoso e sia in grado di superare le proprie debolezze. Il 20 luglio 1970, come detto, si riunì la prima assemblea in questa meravigliosa sala e ringrazio il sindaco Romizzi per averci ospitato qui oggi. E insieme all'approvazione del primo statuto promulgato dal Presidente della Repubblica nel maggio 1971 e con l'individuazione nello stesso anno dello stemma della regione,
costituiscono passaggi fondamentali con un forte significato simbolico, politico e storico. L'attuale statuto, così come ricordava il sindaco, è stato approvato nel 2005, dopo un'importante fase costituente che ha portato alla modifica del titolo V della Costituzione, consolidando e rafforzando i poteri, le autonomie, le prerogative e le competenze dell'Assemblea legislativa. Ora noi consiglieri siamo chiamati ad essere i rappresentanti dei territori nella massima assise regionale, a cui dobbiamo rispetto e dignità, interpretando il nostro ruolo secondo i valori più alti della politica. Ai cittadini dobbiamo garantire partecipazione, semplificazione e trasparenza, affinché questa legislatura possa assicurare una produzione normativa commisurata e adeguata ai bisogni della collettività che serviamo. Siamo protagonisti del cambiamento, Presidente, come ha detto lei prima, propulsori di un nuovo slancio e di una nuova visione unitaria che sappia offrire rinnovate possibilità ai nostri giovani e possa affrontare le sfide della modernità, della qualità sociale, dell'economia, delle filiere della ricerca e dell'innovazione e della democrazia digitale. Permettetemi poi un ricordo, un affettuoso ricordo ad una persona che è scomparsa in questi giorni e che la Presidente ha voluto ricordare come una persona che ha portato l'Umbria nel mondo e una persona che ha contribuito allo sviluppo economico di questa regione, un artista, una persona che ha contribuito anche alla cultura dell'Umbria. E quindi con grande affetto ricordo Giuseppe Fioroni. Grazie. La vicepresidente Simona Meloni, anche lei per un breve saluto, dopodiché attendiamo con ansia l'intervento dell'avvocato Innamorati. Buongiorno a tutti, anch'io mi unisco ai ringraziamenti, ai saluti e alla vicinanza delle istituzioni politiche e religiose che sono presenti oggi in questa assise. E in questo giorno speciale in cui si aprono ufficialmente le celebrazioni del cinquantenario della nostra regione, vorrei provare anch'io a rendere un breve omaggio alla nostra terra. Parli più forte perché non lo sento. Ah, amici, scusatemi. Prego. Vorrei provare a rendere un breve omaggio alla nostra terra, provando a condividere con voi anche quel pizzico di orgoglio di chi come noi ha il privilegio di viverla intensamente tutti i giorni e rappresentarla all'interno delle istituzioni. Il regionalismo si trova oggi di fronte ad una nuova sfida da sviluppare nel rispetto della Costituzione e dell'unità nazionale, valorizzando al massimo il principio della leale cooperazione istituzionale nella convinzione che la piena attuazione dello Stato e delle autonomie sarebbe anche, a prescindere ovviamente dall'emergenza che stiamo vivendo, un volano di sviluppo e della responsabilità dei singoli territori. Vorrei provare in questo breve momento che mi ha consentito a tratteggiare i contorni, interpretando le potenzialità e al tempo stesso esprimere anche il valore peculiare di quella che è la nostra regione, che è resa riconoscibile nel mondo. Il nostro patrimonio è frutto di tanti secoli, di costante sviluppo e ad oggi il maggior rimedio contro l'omologazione. È l'Umbria del cuore verde d'Italia, che continua a pulsare attraverso la sua natura, la cultura, la spiritualità, che si fondono attraverso la millenaria stratificazione dell'opera dell'uomo, realizzando un'integrazione che rappresenta un valore che unisce e che ha unito sempre. Le aziende che operano nel settore siderurgico e chimico, alimentare, dolciario, della moda, dell'alta tecnologia, legati da un filo rosso che è rappresentato dalla ricerca dell'innovazione, del sapere scientifico e accademico. È un intreccio tra tradizioni e innovazioni. È il punto di partenza e non l'arrivo della nostra esperienza. Su 92 comuni, 60 possiedono un museo, un sito archeologico, un monumento aperto al pubblico. È l'Umbria dei nostri borghi, fieri, l'Umbria del benessere, l'Umbria della qualità, l'Umbria delle tipicità,
La genialità e la creatività degli Umbri, insieme sempre ad una cosciente devozione al lavoro, nel corso dei secoli hanno creato una tradizione manufatturiera di qualità, capace di distinguersi con punte di assoluta eccellenza, quelle che dobbiamo preservare e continuare ad esportare nel mondo. Dal cashmere alla metallurgia, all'industria automotive, a quella aerospaziale, le imprese umbre realizzano prodotti raffinati di grande qualità e noti per il proprio pregio e per gli alti standard qualitativi. Ricerca e innovazione, ma anche le sue influenze contadine, che non dobbiamo mai dimenticare, l'autenticità delle produzioni, sono lo specchio di un'esperienza che interpreta la lingua universale della semplicità, così cara al nostro santo più famoso, San Francesco. Anche il suo messaggio, insieme a quelli ereditati dagli altri grandi santi nati nella nostra terra, come San Benedetto da Norcia, Santa Chiara, Santa Rita e San Valentino, sono un patrimonio di cultura universale che custodiamo e offriamo al mondo, come quella di Capitini e della Marcia della Pace, che hanno riaffermato da sempre l'importanza dei diritti universali e di un'Umbria terra di pace. Concludo dicendo e non dimenticando che il dibattito politico e giuridico che inevitabilmente si aprirà non appena la crisi sanitaria rallenterà i suoi effetti dovrà essere improntato alla realizzazione di sistemi snelli che siano in grado di valorizzare in maniera efficace le peculiarità territoriali e mai reprimerli. Speriamo, uscendo da una fase più difficile della storia della Repubblica, che ci costringe purtroppo ancora a misure di protezione e prevenzione, ma che chiama ora il Paese ad una ricostruzione che richiede il massimo dell'unità e della condivisione. Abbiamo fatto tanta strada, anche grazie a coloro che ci hanno preceduto e che oggi qui ringrazio, gli 8 presidenti della Regione che ci hanno portato fin qui. E che sono stati chiamati dai cittadini insieme a tutti noi a guidare con orgoglio, con dovere e con diritto questa regione. Dobbiamo perseguire il progetto però più ambizioso di essere sempre un soggetto responsabile, capace di stare al fianco dei cittadini, delle imprese, di chi rappresenta il lavoro, il volontariato, per disegnare tutti insieme con responsabilità il nostro futuro, guardando e portando la nostra regione fuori anche dall'Umbria, fuori dall'Italia, con l'orgoglio che questa regione merita e che ci hanno tramandato e lasciato coloro che con orgoglio e con responsabilità hanno guidato in questi anni, in questi 50 anni la nostra regione. Grazie. Ora la parola a un testimone di quella stagione istituzionale, l'avvocato Francesco Innamorato. Grazie. Scusatemi, l'età piuttosto avanzata, 95 anni, non mi consentirà un intervento così approfondito come avrei voluto. Forse qualcuno dirà, meno male, la realtà è che oltre a un rapido accenno alla mia attività come consigliere regionale, non svilupperò altri dei temi che pure potrebbero essere trattati in questa circostanza. Vorrei dire, prima di tutto questo, io ho affrontato a suo tempo il Consiglio regionale e ho dato la mia presenza e il mio contributo quando già da tempo avevo partecipato alla vita politica. Ho preso parte alle riunioni del primo Consiglio regionale dell'Umbria. Dopo una campagna durata nazionalmente decenni per l'attuazione della Costituzione che prevedeva le regioni, la loro funzione, i loro compiti e dopo che il lungo contrasto aveva portato alla scelta di
a realizzare questo impegno costituzionale. Altro non vorrei aggiungere, anche per non appesantire troppo questo dibattito che già si protrae da tempo, se non che ho partecipato alla vita del Consiglio regionale, ho affrontato i problemi connessi all'attività della Regione con lo stesso spirito e lo stesso impegno con cui avevo partecipato alla guerra di liberazione nelle file dell'esercito italiano contro l'invasore tedesco, meritando anche una decorazione al valor militare. Vorrei a questo punto chiudere, non posso però mancare di far riferimento a quella che è, a quello che è stato il mio, non solo il mio, ma anche il mio contributo alla vita culturale della Regione. Parlo dell'ISUC, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, che ha svolto e svolge ancora la sua attività affrontando temi e prospettando problemi che normalmente nei tempi passati erano di, si diceva, di competenza delle prefetture e dei governi centrali, ma appunto perché erano di competenza così di enti così lontani, si ometteva di affrontarli per non complicare la situazione politica. Voglio con l'occasione inviare un mio saluto al professor Tosti, che è stato fino a poco tempo fa, fino a pochissimo tempo fa, direttore dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, ISUC, di cui mi si dice, perché non ho potuto constatarlo di persona, io sono stato nominato sempre a suo tempo presidente onorario. E voglio fare anche i miei auguri allo studioso che succederà, al professor Tosti, nell'affrontare i temi della vita storica e conseguentemente della realtà politica della Regione. Grazie. Grazie Avvocato, non solo l'auspicio mio è di arrivare alla sua età, ma di essere lucido e capace come lo è stato lei in questo suo discorso. Io spero, dopo glielo spiego, glielo dico meglio, io spero di esserne all'altezza, perché sono colui che è successo al Presidente Tosti. Anche se per poco tempo, cercherò di fare il mio meglio per rendere un servizio più alto possibile a un'istituzione importante quale l'ISUC. Stiamo chiudendo i lavori e adesso la parola alla dottoressa Giubbini, che ci illustrerà il motivo per cui siamo qui oggi radunati, l'archivio storico. Non vi preoccupate, è un intervento meramente ricognitivo e breve, aiutato da qualche diapositiva. Adesso non so se l'avvocato Innamorati, dov'è Geppi? Allora. Signor Presidente della Giunta regionale, Presidente dell'Assemblea legislativa, signor Sindaco, autorità civili e militari, buongiorno. Sono il soprintendente archivistico e bibliografico dell'Umbria e le soprintendenze, merita forse un piccolo accenno, sono 18 in Italia e sono uffici periferici del Ministero per i beni e attività culturali e per il turismo.
sono sedi di livello dirigenziale ed hanno come compito quello di tutelare il patrimonio archivistico, quindi documentario e bibliografico, posseduto dagli enti pubblici. Gli archivi sono beni culturali. Gli archivi prodotti dagli uffici dello Stato, dalle regioni, dagli enti territoriali come comuni, ricordo che i comuni in Umbria hanno quasi tutti un archivio storico perché hanno origini medievali, risalgono all'epoca appunto dei liberi comuni, quindi hanno una storia, conservano carte importantissime, a iniziare da quello di Perugia, che conosce benissimo Andrea Romizzi e che è conservato in archivio di Stato a Perugia. E anche gli archivi degli enti pubblici, camere di commercio e quant'altro. Su questi archivi appunto esercita la tutela la soprintendenza archivistica e sono soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ora, cos'è esattamente gli archivi? Perché tutti abbiamo chiaro come bene culturale un quadro, un'opera d'arte, un'opera scultorea. Gli archivi hanno delle caratteristiche un po' particolari. Innanzitutto, gli archivi sono un complesso di documenti che sono stati acquisiti, sono stati prodotti da un soggetto che li produce e li acquisisce nello svolgimento della propria attività, che è un'attività pratica. Ad esempio, noi nella pubblica amministrazione sappiamo che le nostre attività sono dei procedimenti e nella fase del procedimento noi produciamo documenti che si organizzano in modo cronologico e logico e che costituiscono, poi magari sono raccolti in un dossier, in un fascicolo. Quindi questi documenti vanno a costituire l'archivio e sono, diciamo, organizzati in un modo logico. Quindi l'archivio è sì l'insieme dei documenti, ma anche l'insieme di tutte queste relazioni che legano fra loro i documenti e gli danno un senso. Per questo il legislatore prevede, nel codice dei beni culturali, che gli archivi siano conservati interamente e nella loro organicità, perché in questo modo ci trasmettono notizie e ci testimoniano il passato. Quindi, mentre altri beni culturali, ad esempio abbiamo detto un quadro, l'artista, o quando lo realizza, ha l'idea anche di tramandarlo ai posteri, così come un'opera letteraria, chi produce documenti non ha questo, risponde a un'esigenza pratica del momento. Siamo nell'anno di Raffaello, basta pensare che i contratti che si conservano all'archivio di Stato di Perugia di Raffaello, ad esempio il contratto con le suore di Santa Maria della Misericordia, fu quel contratto rogato perché era un negozio fra due parti. Una si impegnava a produrre un'opera, l'altro si impegnava a certe condizioni, si impegnava a compensare questo lavoro. Non avevano idea che poi, secoli dopo, sarebbe diventato un'importante fonte culturale e storica. Al momento era soltanto un atto che rispondeva ad esigenze eminentemente pratiche, e questo è l'archivio. Quindi, e che si differenzia dagli altri beni culturali, perché nasce per soddisfare appunto esigenze pratiche. E nel tempo, sempre più documenti, però più passa il tempo, perdono questo loro valore, questo interesse amministrativo, e acquistano sempre più un interesse come fonte storica. Questo è il e passiamo a vedere cosa la soprintendenza archivistica, quali sono stati i suoi interventi sugli archivi della regione. Iniziamo proprio da un archivio, perché non è solo quello del Consiglio regionale, è iniziato oltre 20 anni fa l'attività della soprintendenza archivistica sugli archivi della regione. Uno è Fabio Fiorelli, l'abbiamo visto prima nel filmato. L'archivio di Fabio Fiorelli, l'archivio che testimonia la sua attività, il suo personale, la sua attività di politico, di pubblico amministratore. Fabio Fiorelli è morto nel 1988, lo ha conservato, è stato conservato dai suoi eredi, è stato dichiarato di particolare interesse storico con un provvedimento del soprintendente nel 2001, è stato donato al Consiglio regionale
e la soprintendenza ha provveduto a schedarlo, riordinarlo, renderlo fruibile al pubblico ed è stato pubblicato questo volume su appunto le carte di Fabio Fiorelli che sono oggi conservate a Palazzo Cesaroni a disposizione degli studiosi. Altro intervento della soprintendenza fu fatto quando nel 1997 fu presentato un progetto con i fondi dell'8 per mille dell'IRPEF, cofinanziato dalla Regione, e questo progetto prevedeva la schedatura, l'inventariazione di tutti gli archivi che erano pervenuti alla Regione nel momento del passaggio delle funzioni dallo Stato su alcune materie, funzioni che passavano dall'Stato alle Regioni. Oltre alle funzioni fu passata anche tutta la documentazione, anche gli archivi storici. Questo intervento impegnò ben 14 archiviste libere professioniste che hanno schedato oltre 3.240 pezzi che occupano oltre 6.000 metri lineari di scaffalatura e costituiscono una parte dell'archivio storico della Giunta regionale dell'Umbria. Il volume è stato pubblicato, è una semplice guida che illustra a livello generale questi archivi che possono essere invece in modo analitico sono stati descritti e possono essere consultabili online dal sito della Soprintendenza Archivistica dell'Umbria. E questo lavoro fu fatto appunto da 14 archiviste coordinate da due funzionari della Soprintendenza Archivistica, Francesca Tomassini e Anna Angelica Fabiani, che è in sala. Nel 2012 sempre la Soprintendenza Archivistica insieme alla Regione dell'Umbria, all'Agenzia Umbria Ricerche, ha pubblicato un altro volume, anche questo frutto di un lavoro sugli archivi e quindi sempre storia della Regione. Sono stati pubblicati gli inventari degli archivi, il Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria dal 1960 al 1972 e il Centro regionale Umbro di ricerche economiche e sociali dal 1972 al 1985. Come vedete c'è tanta parte, c'è tanta storia degli ultimi 50 anni di questa Regione. E ora veniamo all'archivio del Consiglio regionale. La complessa e poliedrica attività che è stata esercitata dal Consiglio regionale, oggi chiamata Assemblea Legislativa dell'Umbria, è documentata nel suo consistente archivio. Le carte sono state schedate, censite, riordinate in base ad un protocollo, ad un accordo stipulato fra la Regione dell'Umbria Assemblea Legislativa, l'ISUC, e la Soprintendenza Archivistica per l'Umbria, che ne ha curato il riordinamento. L'archivio è costituito da oltre 8.000 pezzi, occupa oltre 1.000 metri lineari di scaffolatura. Il lavoro è stato condotto da Daniela Mori sotto con il coordinamento scientifico di Anna Angelica Fabiani. La documentazione è conservata in parte in un capannone industriale a Balanzano, in parte a Palazzo Cesaroni e in parte in un deposito in Via Riodante Barteri a Perugia. Sono state descritte tutta la documentazione prodotta dalle 9 legislature e è divisa per legislatura la descrizione della documentazione. Per ogni legislatura sono descritte in modo analitico le deliberazioni del Consiglio regionale, le rubriche delle deliberazioni del Consiglio regionale, gli atti amministrativi, i verbali, i già resoconti delle riunioni, le deliberazioni dell'ufficio di presidenza, protocolli e carteggi, oltre un archivio che è sonoro, fotografico e, come abbiamo visto, questo mi era sfuggito, c'è anche un filmato che abbiamo visto prima, quindi anche questo fa parte dell'archivio. Vorrei ora brevemente chiamare l'attenzione sull'importanza del contributo degli archivi non pubblici accanto a quelli pubblici. L'archivio della Regione, del Consiglio regionale, è un archivio pubblico che ci illustra, ci consente di conoscere l'attività svolta dal Consiglio regionale, quindi la storia politica, istituzionale
che si è svolta in Umbria attraverso appunto l'attività legislativa che poi si è tradotta in un'attività, nelle attività portate avanti dagli organi esecutivi. Ma accanto alle decisioni e prima delle decisioni che arrivavano nell'assemblea legislativa ci sono delle testimonianze conservate in archivi non pubblici, sono gli archivi privati, gli archivi dei partiti politici, gli archivi delle personalità come quelle di Fabio Fiorelli, che ci permettono di comprendere in un modo, sono meno istituzionali queste fonti, ma di comprendere la genesi, lo sviluppo del dibattito intorno a questioni che poi furono portate appunto e discusse all'Assemblea, al Consiglio regionale e divennero una realtà, diciamo, legislativa, ebbero esecuzione. In Umbria, cioè subito dopo la crisi politica degli anni 90, la Direzione Generale Archivi fece una ricognizione sugli archivi dei partiti politici, perché i partiti politici, essendo soggetti privati, anche gli archivi potevano essere soggetti alla dispersione. In Umbria siamo stati particolarmente fortunati anche per la lungimiranza dei segretari dei partiti che c'erano allora. Li abbiamo salvato sia per Perugia che per Terni, gli archivi della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, del Movimento Sociale, una parte del Partito Liberale, del Partito Repubblicano, che sono tutti conservati nei rispettivi archivi di Stato di Perugia e Terni e che ci consentono di, sono complementari alle fonti istituzionali. Concludo questa, ricordo anche gli archivi privati, ad esempio l'archivio di Marzio Modena è conservato in archivio di Stato a Perugia, quello di Gambulli è conservato presso l'ISUC. Quindi sono tante le sedi di conservazione, ma sono tutte monitorate dalla soprintendenza archivistica e sono accessibili le notizie attraverso il nostro sito. Quindi vorrei semplicemente concludere dicendo che spero con questo breve intervento di essere riuscita a sottolineare la responsabilità che non è solo giuridica ed amministrativa, ma anche morale e culturale degli amministratori verso la loro memoria, verso gli archivi. Conservare bene l'archivio oggi per le pratiche correnti significa garantire la trasparenza amministrativa. Per domani significa consentire alle generazioni future di conoscere il passato. E chiudo con questo, è il logo della Direzione Generale, è Giano Bifronte, che guarda avanti con un occhio sempre però verso il passato. Appunto sappiamo che si costruisce, si progetta guardando sempre da dove proveniamo. Grazie. E ringraziando l'avvocato Innamorati che deve andar via, cedo il podio al presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, avvocato Marco Squarno. Buongiorno a tutti. Io vorrei iniziare il mio intervento dando il benvenuto e ringraziando tutti i presenti, le autorità civili, religiose e militari, i consiglieri regionali e gli ex consiglieri di Palazzo Cesaroni, i parlamentari e i senatori della Repubblica. Ovviamente i padroni casa, il sindaco Andrea Romizzi, la presidente Tesei, le mie colleghe vicepresidenti, il commissario dell'ISUC. Oggi, come avvenne il 20 luglio di 50 anni fa, ci ritroviamo insieme nella prestigiosa Sala dei Notari, la stessa in cui si tenne la prima seduta del noi eletto Consiglio. Il 50° anniversario dell'istituzione della Regione Umbria non può non essere vissuto come un momento di autentica riconciliazione per un territorio che, unito e rispettoso dei localismi, guarda al suo futuro, affinché si possano ulteriormente rafforzare il senso di responsabilità, le motivazioni e lo spirito di squadra. In questi 50 anni la Regione è stata in grado di svolgere un'opera notevole e buona parte del merito va scritto, in primo luogo, alla laboriosità della nostra gente, al suo spirito di adattamento e alla capacità di rinnovamento.
Ci sono state innovazioni in quasi tutti i settori, ma c'è ancora molto da fare e molte difficoltà stentano ancora ad essere superate, nonostante negli anni siano state varate buone leggi. La democrazia poggia le proprie basi sul principio di autonomia delle regioni, che attraverso l'esercizio delle proprie libertà contribuiscono a regolare l'equilibrio della nostra Costituzione. Nel corso del tempo, le regioni hanno maturato sempre maggiore operatività e invidiabili livelli di conoscenza e difesa dei territori. Proprio per questa ragione è giusto proseguire lungo la strada maestra dell'attuazione rigorosa della nostra Costituzione, nel totale rispetto dei principi di sussidiarietà e autonomia dei territori che, insieme, rappresentano il vero valore aggiunto per l'unità nazionale, quando vengono portate nel quadro di una leale collaborazione tra i livelli istituzionali. Mezzo secolo fa le regioni a statuto ordinario vennero chiamate per la prima volta al voto per i consigli. Si completava in questo modo il disegno dei costituenti e la democrazia del nostro Paese compieva un ulteriore e significativo passo in avanti, ampliando le sue basi e rafforzando il carattere pluralista delle sue istituzioni. La Repubblica è nata sulle identità dei territori mediante la tradizione di comuni, vere ricchezze della civiltà dell'Italia. L'istituzione delle regioni è stata un atto importante che ha contribuito a rendere più concreto il valore della nostra democrazia, proprio perché ha aumentato il numero dei luoghi in cui essa poteva essere esercitata. Non si possono riassumere 50 anni di storia in poche parole. In un momento caratterizzato da una profonda crisi economica e politica come quella che stiamo vivendo, questo appuntamento non assume di certo le sembianze di una celebrazione rituale, ma si trasforma in un'occasione per rileggere la storia della nostra società e dell'ente regionale, per ribadire i valori di riferimento che in questi anni hanno garantito alla nostra terra condizioni di sviluppo e di crescita. Se oggi registriamo un forte radicamento dell'ente regione nella società civile e un rafforzamento delle nostre identità, lo dobbiamo anche allo spirito innovatore, all'impostazione aperta e responsabile e all'attenzione ideale che i consiglieri regionali della prima legislatura seppero infondere nello statuto, forti della tradizione, della cultura e della sensibilità del nostro popolo. Ritengo particolarmente importante ricordare in questa ricorrenza l'atmosfera di intesa, di partecipazione, di positiva attenzione culturale e politica che seppero trovare una perfetta sintesi nella redazione di quella carta. Quel documento rappresenta un punto molto alto perché, centrando in pieno l'obiettivo di conciliare programmazione e assemblearismo, coniugò lo sforzo di trovare convergenza tra maggioranza e opposizione a proposito del perimetro delle regole da seguire. Lo statuto varato nel 1970 prendeva atto della situazione socio-economica dell'Umbria di ieri, una terra che aveva bisogno di essere accompagnata e non costretta nel suo sviluppo attraverso forme di dialogo e di partecipazione. Lo statuto è stato caratterizzato da una grande apertura verso i problemi di crescita civile e morale del nostro popolo, nel rispetto di una tradizione di grande civiltà e di un profondo spirito di solidarietà della nostra gente, che nei momenti difficili, penso al dramma dei terremoti, ha sempre saputo trovare gli stimoli per stringersi e per ripartire. Gli Umbri riconobbero nelle nuove istituzioni nate nel 1970 un nuovo Stato, più vicino, per sua natura, quindi più accessibile. L'esperienza della Regione ha attraversato varie stagioni ed è stata oggetto di confronti assai intensi, accompagnati da modifiche legislative e amministrative perfettamente in sintonia con il funzionamento complessivo dei poteri democratici della Repubblica. La Regione si costruisce nel Consiglio. Le assemblee regionali hanno infatti la stessa valenza del Parlamento nazionale e, precisamente, sono i luoghi in cui possono realizzarsi, nello stesso tempo, il confronto, il dialogo e, perché no, anche le polemiche, ma nella ricerca di temi e di terreni di costruttiva convergenza. Senza preavviso, la lotta a questa pandemia mondiale ci ha messo di fronte a nuove priorità, inaspettati interrogativi. Spetta a tutti noi continuare a lavorare per rendere migliore il servizio e ai tanti cittadini in difficoltà, evitando quegli antipatici conflitti e sovrapposizioni tra le istituzioni, che il più delle volte danneggiano l'interesse comune. Siamo chiamati a una prova impegnativa per superare la sfida più importante e nessuna istituzione può permettersi di prevalere a scapito di un'altra. Deve piuttosto prevalere il Paese nella sua unità. La pari dignità di tutti gli organi della pubblica amministrazione si basa su tre principi: la sussidiarietà, l'adeguatezza e la leale collaborazione.
Ogni organismo, pur essendo autonomo, deve rapportarsi e confrontarsi con gli altri. La condivisione e l'omogeneità delle regole a tutti i livelli di governo sono la condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. È necessario che si continui con una leale collaborazione tra le istituzioni, come principio a cui dare particolare attenzione affinché l'azione e le energie dell'intera comunità, sia locale che nazionale, convergano verso un'unica e condivisa finalità. La cooperazione, il coinvolgimento e la condivisione sono le chiavi per affrontare insieme questa partita così difficile. La sfida cui tutti siamo chiamati è quella della coesione e della compattezza, che passa attraverso una comune assunzione di responsabilità. Da una situazione emergenziale di questo tipo non si esce, se non uniti, nella consapevolezza che maggiore sarà la collaborazione e minore, con ogni probabilità, potrà essere il danno. Le istituzioni vengono prima delle persone e dell'appartenenza politica. È un nostro dovere proteggerle, renderle loro onore e difenderne l'identità. Per l'Italia, saper far convivere l'idea di autonomia locale con il principio di unità nazionale è sicuramente un rafforzamento della democrazia. Il nostro obiettivo è quello di lavorare per un'istituzione regionale, per quanto possibile, sempre più rappresentativa e vicina ai nostri concittadini. L'età della piena maturità dell'istituzione regionale coincide dunque con quella dell'autonomia e della responsabilità, per offrire piena e concreta attuazione al primo compito della Regione. Impostare e accompagnare con scelte strategiche e interventi mirati lo sviluppo del proprio territorio e di tutti i cittadini, nessuno escluso. Oggi, 50 anni dopo la fondazione dell'ente, ci ritroviamo a discutere del presente ma soprattutto del futuro di questa istituzione, riaffierando in maniera convinta il protagonismo del Consiglio regionale. Considero questa ricorrenza un'occasione per ripercorrere la storia della nostra amata terra, guardando al suo futuro. Questo deve considerarsi un momento di stimolo alla riflessione, un'occasione di rafforzamento e di incentivazione per continuare a lavorare nell'interesse supremo della nostra comunità. Il riconoscimento dell'autonomia regionale significa unità, partecipazione, condivisione, ma anche e soprattutto solidarietà. Abbiamo il compito di difendere la nostra autonomia per garantire alle future generazioni pari dignità e pari opportunità. La vera sfida, oggi difficilissima, è quella di offrire ai nostri giovani le stesse opportunità del passato. Complice il danno provocato al nostro Paese dal coronavirus, il proposito potrebbe sembrare perfino troppo ambizioso, ma dobbiamo lottare con tutte le nostre forze e lo dobbiamo fare per quei ragazzi che negli ultimi anni sono stati costretti a migrare dall'Umbria per avere possibilità di lavoro e giuste speranze di affermazione. Abbiamo bisogno di un nuovo inizio, di nuove prospettive, di forza e coesione. Siamo tutti uniti per la difesa comune delle nostre identità e della nostra regione. La storia è importante e appartiene a ciascuno di noi. Il nostro impegno e il nostro lavoro potrà contribuire non solo a creare sinergie per accorciare ogni tipo di distanza, ma anche ad offrire messaggi chiari secondo cui l'Umbria è unita e vuole puntare sulla valorizzazione di tutti i suoi 92 comuni, in base alle peculiari caratteristiche e ai rispettivi punti di forza. Tutti noi abbiamo il dovere di dedicare le nostre migliori energie per costruire un sistema moderno, dinamico ed efficiente. C'è tanto da fare. Insieme, ognuno nel nostro piccolo, è una promessa, contribuiremo a far crescere la nostra terra per renderla migliore rispetto a quella come l'abbiamo trovata. Grazie. Grazie Presidente, non andate via perché c'è una piccola cerimonia. Presidente, c'è qualcosa che la riguarda? Abbiamo fatto preparare delle targhe ricordo di questa giornata. Io mi permetto di consegnare la prima al Presidente dell'Assemblea Legislativa perché vorrei che, sì, perché questo gliela consegno io come ISUC a lei Presidente, perché voglio che lei in qualità di Presidente dell'Assemblea Legislativa la seconda la consegni come continuità storica istituzionale al Presidente Mandarino. E poi io come ISUC ce n'è una anche per tutte le altre. La Presidente Tosei.
ferma carte nei ricordi della questione, quindi le carte sono tante, tutto quello che vede, questo è il tema. Si nasce, ho promesso di stare nei tempi, devo dire che li ho rispettati ampiamente, quindi grazie a tutti. Anna.